Adesso, cari amici, viene dal popolo di Santa Madre Teresa. Qual è questo popolo? Dove è nata Madre Teresa? Un popolo martire, del popolo di Albania. Anche lui è martire, lui è testimone. E non deve pensare di Madre Teresa. Ecco come Madre Teresa ai bambini spiegava cos'è il Vangelo. Lei prendeva il bambino per la mano e su cinque sue dita diceva: voi questo avete fatto a me. Questo è il Vangelo. Vangelo riassunto: voi questo avete fatto a me, cioè cinque dita, cinque parole di Gesù. Voi avete fatto questo a me quando la fate agli altri. Ecco Vangelo vivente, il cardinale Ernest Simoni in Albania. Lui è qui con noi. È stato 28 anni nella prigione. Possiamo dire Vangelo vivente. Stimati fratelli e sorelle, il mio ruolo è tradurre, quello cioè fare interview, quello che sicuramente vi interessa sentire, un testimone vivente. Benvenuto Don Ernesto. Prima domanda: da dove vieni? Gebiet Tschnischme ne himne malchika kisha uovai liepidan. In questo bel giorno che il Signore ci ha donato, exotemo stata temorenea che adita e merkhudushme ci zoti na fare. Questo è dono che ha fatto il Signore. Gioiamo di nuovo. Il paese da dove lei viene e da dove viene sua famiglia? Cioè la vocazione sacerdotale viene da Dio, dallo Spirito Santo. Questo significa seguire Gesù, vivere la vita più dignitosa di questo mondo. Quando lei ha ricevuto la vocazione, si ricorda a quale età? Io avevo 10 anni. Quando ho deciso di diventare sacerdote, ho avuto la grazia di essere in una scuola francescana. Dieci anni sono stato in mezzo ai frati e lì ho ricevuto l'educazione e ho cominciato ad imparare per diventare sacerdote. Dove era in servizio come sacerdote? Ernest?
Каже, микрофон ме мало зле. Dice, il microfono mi porta a confusione. Sono confuso pure io perché mi trovo in tutta questa gente, in mezzo a tutta questa gente. Ecco, fratelli e sorelle, 89 anni di cardinale, lui sente bene, vede bene, molto vitale. E io l'ho chiamato un pezzettino di Signore, sbriciola di Dio, perché ho detto non chiamatemi Eminenza, Gesù è sulla croce e non lo chiamano Eminenza, non chiamatemi Eccellenza, ma dove era come parroco? È stata la domanda. Io di nuovo sono molto confuso quando sono qui, perché io ho l'impressione che gli angeli scendono dal cielo e vengono in mezzo a noi qui in questo bellissimo ambiente. E io veramente vi invito, anche se fa caldo, se fa molto caldo, ma cerco di provare Gesù Cristo in questo caldo, perché Lui è più grande freschezza. E questo sicuramente è il nostro contributo oggi, invece di lamentarsi perché fa caldo. Allora cerchiamo che questa sia l'espressione a colui che merita il nostro amore. Vogliamo sapere della chiesa di martiri, quando nel 1940 è iniziato il martirio. Ceveria ishte comuniste. Allora nel 1945 è iniziato con il Calvario, è iniziato l'anno più difficile per tutto quello che è cristiano in Albania. Djalët banë që përgjaket toka shqiptare për i popullit edhe martireve që duhen Krishtin. Zla, i zlo. Il male è la potenza della tenebra, il maligno ha cercato di far sanguinare terra di Albania, facendo tanti diventare martiri e chiudere e distruggere Santa Chiesa Cattolica. Ma la situazione diventa sempre più difficile quando Stalin ha preso la situazione nelle sue mani. Lui, immaginate, vuole dal governo di Albania nel 1952, lui vuole che, tra parentesi, apre la Chiesa al mondo. Si sono radunati tutti i sacerdoti da tutto il paese. Noi non sapevamo perché ci hanno radunati lì, perché ci hanno chiamati di venire lì, ma dopo abbiamo saputo che lo scopo era a distaccarci dalla Roma, dalla Madre Chiesa, dal Vaticano. Volevano creare una Chiesa privata e non la Chiesa Cattolica e Apostolica. Kleri katolik nuk aprovoj asnjë vendim për më shkut për i Vatikanit. Ali, katolici... Ma il clero cattolico ha detto: noi non vogliamo questo. Ju me Vatikanin ban gjithçka doni.
così hanno visto che noi siamo perseveranti. Allora ci hanno detto, ecco, col Vaticano fate quello che vi pare, ma siete liberi. Così c'era quella falsa libertà che la Chiesa, almeno verso il mondo, cioè che il mondo pensa che la Chiesa è libera. Ma lo stesso, l'ideologia è sempre più forte, sempre più stupida, così ha detto. Per comunismo, vedete, guardate cosa succede. Questa difficoltà, questa prigione senza le mura, è il popolo, giovani, anziani, bambini, adulti, vanno. Riempiono le chiese anche se lì non c'è Santa Messa e non ci sono i sacerdoti. Così arrivo anche alla mia consacrazione. Dopo questi anni sono diventato sacerdote nel 1956 e ho iniziato la mia missione. Io non sapevo che sono sempre stato seguito, spiato, che hanno scritto quasi ogni parola che io ho detto e loro tutto questo hanno mantenuto per condannarmi. Ma guardate, anche se già abbiamo sentito che si sta preparando una grande tempesta, al popolo di Dio noi abbiamo lasciato due cose come eredità, cioè come nostro ultimo desiderio, perché se dopo non possiamo sopravvivere. Abbiamo detto pregate il rosario e adorate Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, così voi potrete sopravvivere. E questo è arrivato fino al regime, così che loro hanno iniziato con i martiri, con maltrattamenti che sempre aumentavano e diventavano più difficili. Così noi arriviamo al 1963, alla messa di mezzanotte, sono venuti, mi hanno legato e dalla chiesa parrocchiale mi hanno portato nel nulla. Io ho ricevuto decreto, cioè condanna a morte, mi hanno scritto perché un giorno ho invitato il popolo di morire per Gesù Cristo e non tradire Dio. Druga accusa. Seconda accusa, cioè motivo per l'accusa a pena capitale, era perché mi hanno messo una telecamera attraverso la quale vedevano quello che faccio e ho sentito quello che dicevo. Così io sono finito in una piccola cella, 2 metri per 2 metri, e dentro hanno messo il mio migliore amico, un amico con quale ho collaborato diversi anni. Lui è stato messo dentro come un agente segreto. I vostri spiriti,
Io da nisam znao. Io povero non lo sapevo. Io pensavo che questo è un mio amico, una persona positiva, e invece lui è diventato la loro spia. Lui ha cominciato a parlare contro il regime, contro lo Stato. Lui ha detto che sono persone peggiori del mondo. E io lì ho captato un messaggio, ho visto cosa si sta preparando per me. E io in quel momento cambio tattica. Io dicevo, Gesù ci insegna di amare i nostri amici, di perdonare e di vivere in pace con tutti, perché Gesù non vuole avere nemici. Allora, un'altra accusa che allora per loro era molto importante. Due settimane prima è morto il presidente americano John Kennedy. Allora tutti i sacerdoti del mondo hanno ricevuto l'ordine che ogni sacerdote del mondo dice tre messe per questo presidente d'America, John Kennedy. Io, logico, questa notizia ho sentito alla radio e ho fatto questo perché Santo Padre ci ha invitato a questo. Cioè, all'invito di Santo Padre, io ho detto tre messe per questo presidente. Che ci invita per il Moscat, il Frangist e il Germanist. Così ho ricevuto anche una rivista da Russia in lingua francese e tedesca, con sua grande immagine, cioè l'immagine di questo presidente defunto, e mi hanno detto che sono io quello che per questo nemico vuole dire la messa, e nello stesso momento io divento nemico dello Stato, di Stato e di regime. È logico che l'immagine di questo presidente e di sua moglie Jacqueline ha turbato il regime comunista, la loro ideologia, e loro hanno usato questo, un'accusa a me, e hanno usato questo per condannarmi a morte impiccandomi. Logico, siamo andati al tribunale, e quando mi portano davanti al popolo, questo sarà come una prova per impiccamento, perché lui ha detto la messa per nostro nemico Kennedy. E poi un'altra accusa è stata, c'è cioè un altro motivo, c'è cioè un'altra cosa per condannarmi a morte, è stata che io ho fatto di esorcismo, cioè io ho cercato di liberare le anime dei fedeli dalle potenze immonde. Invece il presidente Enver Hoxha, quando ha sentito questo, da tutto questo, che io non ho fatto nulla di questo, lui mi ha liberato, cioè ha tolto la pena di morte. Logico, io rimano in catacombe, in cella, cioè nella prigione, ma non sono stato ucciso. Ma ecco, io oggi sono fiero perché sono stato nella prigione
cella, perché ai musulmani, ai non credenti, a diverse persone, io portavo buona novella di Gesù Cristo, allora conveniva stare nella prigione. Allora, il mio biglietto di visita, cari giovani fratelli e sorelle, popolo di Dio, e io dicevo, e adesso sono felice perché parlavo di libertà, libertà divina, anche se nella prigione non avevamo la libertà, ma dicevo che Gesù è colui che libera, e questa è libertà che nessuno può toglierci. Ecco, adesso avete cardinale, l'avete qui, perciò lo chiamiamo briciola del Signore. E dopo 10 anni, allora loro mi hanno detto che rinnovano il processo perché non erano contenti con prima condanna, 10 anni di prigionia, e loro di nuovo vogliono fare un altro processo. E di nuovo, perché loro hanno messo un gruppo di giovani cattolici, una decina di loro, logico, loro hanno detto tante cose contro di me, così di nuovo il regime ha fatto un'altra condanna a morte per me. Ecco, guardate, stimati fratelli e sorelle, quando non si può fare con le forze umane, interviene il Signore, e di nuovo sono stato perdonato. Così sono rimasto altri 18 anni in cella, cioè proprio in una cella buia, e io dicevo la messa, ogni tanto divulgavo buona novella, confessavo, ero sacerdote, ero prigioniero tra i prigionieri. Documenti di limite per Burgut, por tu imstu prap ni dilim tjetër me punu vetëm kanalet e votajus elevatorëve. I sada dolazi. Adesso avviene la ciliegia sulla torta, per dire così. Dopo 28 anni di prigionia avviene decreto per liberarmi. Ma con un'altra condanna di essere liberato, ma rimanere nella prigione a pulire i bagni e fare le cose più sporche possibili. Ma la mano di Dio mi ha portato, anche se io ho sentito e cioè saputo che fino alla morte rimango prigioniero, lo stesso in quella difficile situazione ho trovato una nuova libertà. Allora di nuovo sarò sacerdote ovunque vado, ovunque faccio. E allora cosa facevo? Di giorno facevo quel lavoro, di notte dicevo la messa, confessavo e facevo servizio di sacerdote. E poi arriva 1990, di nuovo sono stato chiamato da loro. E mi hanno detto: ti abbiamo chiamato per dirti che la chiesa tra poco sarà aperta. Do të ketë kishën vetëre, këtu të vinë edhe Vatikani. Ponovo
Allora di nuovo il Vaticano ritorna in Albania, la Chiesa avrà la libertà, Dio potrà tornare in mezzo al popolo. Io felicissimo, ma possono tornare di nuovo, ma voi sapete che abbiamo Santo Padre a Roma, questo è il mio capo, io continuo ad essere quello che ero qui, io sono stato, rimango e fino alla fine io rimango sacerdote. Bravo. Poi auguroin, cestitavam narod. Congratulazioni popolo di Dio. Perché lui dice: allora anche io insieme a loro slobodu ho provato la libertà. Per me c'è me cattolico e musulmano e ortodosso in modo vogel ne sin troppo vetem rante jet per me ju falt modo zat modut Cristo zat. I tada stvarno smo e allora noi cattolici ortodossi musulmani tutto popolo di Dio correva nelle chiese e lì abbiamo vissuto la libertà. Da allora avevo grazia. Ho avuto la possibilità di andare in oltre 110 paesi dove potevo annunciare di Gesù Cristo, parlare di Lui, annunciare alla gente buona novella e fare quello che facevo anche nella prigione. Di nuovo allora abbiamo potuto vivere quella gioia quando la chiesa è aperta, quando abbiamo avuto la libertà della fede, poi è venuta la madre Teresa, insieme a lei siamo andati in visita al Santo Padre. Così allora abbiamo iniziato un rinnovo sia spirituale che economico del popolo in Albania, da una parte Madre Teresa, dall'altra parte Santo Padre, da terza parte la gente ha aperto i loro cuori e allora hanno cominciato a investire nel nostro paese e così grazie a Dio anche noi abbiamo iniziato a vivere la libertà come vivono tanti altri popoli nel mondo. Allora adesso gli ho detto io voglio chiederlo come ha vissuto quell'invito quando Santo Papa Francesco ha voluto premiarlo con il titolo di cardinale. Io questo non aspettavo di essere cardinale, non aspettavo questo. Allora, ecco, adesso descrivo questo. Allora, sono stato chiamato di venire ad Assisi, al congresso di pace. Io non sapevo perché sono stato chiamato proprio io. Potete immaginare me, un piccolo uomo di Albania, un vecchietto di Albania, sconosciuto. Quando sono venuto lì ho visto delegazioni di tutte le parti del mondo, ministri, presidenti, personaggi. Ma perché io sto qui in prima fila?
Per essere ancora più interessante, per me ancora più misterioso, Papa mi ha invitato a pranzo e noi abbiamo pranzato allo stesso tavolo insieme a Papa Francesco. Io non sapevo allora Santo Padre nel suo cuore ha nascosto, perché non mi ha detto nemmeno durante il pranzo, ma dovete sapere, nel 2014 Santo Padre ha visitato Albania e allora io ho parlato davanti a lui e lui si è ricordato di questo e per questo sono stato chiamato di venire ad Assisi. E io non sapevo nulla, non mi ha detto nemmeno Santo Padre, ma proprio nessuno a Roma mi ha detto di diventare cardinale. Invece, quando ero in mezzo al popolo, ho visto su schermo mio nome tra i cardinali, c'era scritto Cardinale Ernesto. Allora io oggi ve lo dico e dico per me che questo è dono del Signore, una compensa da Madre Celeste. Chiunque prega tre rosari vivrà il miracolo che non potrà mai immaginare. Perciò amate, pregate il rosario e vivrete i miracoli più grandi di me. E vi garantisco che la Madre di Dio, la Regina della Pace, nella vita vi e donerà. È un'altra cosa, siate sicuri, avrete la luce, avrete la pace. Allora io voglio testimoniare quello che io nei miei 89 anni ho vissuto. Qualsiasi cosa preghiamo a nostra madre, lei porterà Gesù e Gesù esaudirà, lei esaudirà te. Questo vi testimonio io, cari fratelli e sorelle. Allora, 2000 anni la Madre di Cristo, nostra Madonna, appoggia quello che desidera Dio e Gesù. Non abbiate paura, lei è con noi e continua a proteggere il mondo. Il cardinale qui ha portato un libro e mi ha detto: io voglio far vedere questo libro. Il libro è qui da qualche parte. Allora ha detto: questo libro tutti dovete vedere. Qui sono tutte le apparizioni della Madonna al mondo. Questa è la realtà, cari uomini. Dove appare la Madonna, lì c'è la salvezza dell'umanità e del mondo. Ecco, ho trovato il libro che il cardinale ha portato e le ha detto: dobbiamo far vedere il popolo. Allora noi non parliamo nulla di segreto, noi non nascondiamo nulla. Allora leggete delle apparizioni, colei che pregherà al Signore per la salvezza del mondo. Fine a 2000 anni della storia magnifica. Allora io ho detto tutte le apparizioni della Madonna in 2000 anni di storia. Allora io adesso vorrei fare una provocazione al cardinale chiedendolo: qual è il punto più bello di sua vita?
cioè il punto più bello di sua vita, di suoi 89 anni. Mia vita è collegata, se posso dire con umiltà, con la provvidenza divina. Quando sono diventato sacerdote, quando avevo Gesù Cristo nelle mie mani, poi un saluto a Santo Padre quando mi ha nominato cardinale, quando mi ha premiato per tutto quello che ho fatto per la Chiesa del Signore. Terza cosa, qualunque cosa ho chiesto al Signore attraverso sua misericordia e il suo cuore, Lui mi ha dato tutto, nella mia vita. La Madonna ci invita a 3 rosari al giorno, io lo faccio. Poi, oltre a questo, io adesso voglio dirvi alla purezza del matrimonio. Dice, se voi volete avere tutte gioie e la pace nelle vostre famiglie, pregate continuamente, pregate e avrete la pace e gioia. È invece il momento più difficile della vostra vita, Magari il momento più difficile che io ho vissuto, quando ho vissuto le parole di Gesù, se è stato perseguitato io, sarete perseguitati anche voi. Allora vuoi reiniziare con questo? Secondo momento di vita difficile era quando mi hanno legato le mani, mi hanno maltrattato talmente tanto che io pensavo di morire in quel momento, e in quel momento dovevo rinunciare la Chiesa, Dio e il Vaticano. Ma non vorrei parlare dei momenti difficili di mia vita, perché intanto nella vita ho vissuto la gioia, e quando Papa nella cattedrale mi ha abbracciato, quando ero in Albania, quando mi ha abbracciato e ha pianto su di me, lui mi ha detto, fratello, tu sei mio santo. Io vorrei aggiungere un'altra cosa a San Bernardino di Siena, quando lui ha visto la Madre di Dio, quando lei è apparsa. Quando San Bernardino da Siena ha visto la Madonna, quando ha visto la sua bellezza, lei dice, io non ho visto la Madre di Dio, ho visto buon Dio. Allora, fratelli e sorelle, tutti noi apriamo il cuore a nostra Madre Celeste. Lei sente, ascolta qualsiasi preghiera che viene dalla terra. Lei vuole la salvezza di tutto il mondo. Mia salvezza è vostra salvezza. Evo, draga braccio e sestre, imali ste, dakle, imali smo svi skupa milost. Cari fratelli e sorelle, abbiamo la grazia di avere, io direi, un martire vivente in mezzo a noi. Gente va a guardare in Africa safari, vanno a Roma a vedere il Santo Padre, e c'è provvidenza divina, ci ha portato l'uomo che ha sopportato le catacombe, testimone vivente
come conviene appartenere a Gesù, pregare il rosario, essere figlio della Madonna. Lui vede, cammina, gioisce, non è malato, non si lamenta, non vuole nemmeno essere venerato come cardinale. Lui non vuole che noi li serviamo. Lui diceva: facciamo tutto per la gloria di Dio. Dice: facciamo glorificare il Dio del mondo. Grazie, fratelli e sorelle, grazie per vostra pazienza. E auguriamo stasera, cardinale, stasera quando le famiglie, voi state attenti, lui non vuole stasera essere quello che celebra la messa, io voglio essere quello che concelebrare perché io voglio essere un piccolo servo di Dio. Ecco, alla fine possiamo pregare Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. A Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Sia fatto di me secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i nostri defunti, l'Eterno riposa, donna loro, Signore, splendidissima la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Adesso preghiamo la benedizione. Spirito Santo, che ha creato il cielo e la terra. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dio vi benedica tutti con la massima fede e amore infinito che Gesù ha per tutti noi. Grazie nostro caro cardinale Ernest Simoni, grazie per la sua testimonianza di speranza, di amore, di fede. Ci vediamo pomeriggio alle ore 17, alle ore 17 ci vediamo di nuovo qui, rinfrescatevi, riposatevi. Ci vediamo con una forte testimonianza alle ore 17, una testimonianza di vita. Allora venite, testimonianza di Tim, adesso un canto.